Erano all'incirca le 8 di questa mattina quando un anziano di Avellino, un 83enne residente qui a via Sottotenente Iannacone, in pratica è la strada che collega via Tagliamento a via Colombo, ci troviamo proprio nei pressi del Tribunale di Avellino. Come dicevamo, l'anziano è andato dai carabinieri e ha confessato di aver ucciso la moglie 85enne, di averla soffocata. Ovviamente i militari dell'arma sono subito venuti qui a via Sottotenente Iannacone e purtroppo hanno accertato l'amara verità. Ovviamente ancora non si sanno bene quali fossero i motivi che hanno indotto l'uomo ad uccidere la moglie, si parla di alcuni problemi di salute, però su questo indagano i militari dell'arma. Sul posto, come vedete, ancora la zona è transennata perché è arrivato da pochissimo il magistrato di turno. Noi abbiamo ascoltato delle persone che conoscevano la coppia, ovviamente dicono che è stato per loro un fulmine a ciel sereno, perché è una coppia molto affiatata, persone per bene, non hanno figli. Ovviamente per qualsiasi altro aggiornamento seguite Irpinia News. Nel frattempo da via Sottotenente Iannacone è tutto, noi ascoltiamo adesso le interviste. Sì, no, ma era abbastanza calmo a tutti i livelli. Quindi era lui a occuparsi di lei poi? Sì, sì. Però comunque la moglie stava in casa. Ma lei li conosceva bene, insomma? Come... Beh, io sono stato quasi 40 anni qua con il locale. Quasi 40 anni? Con il locale di calcio che tenevo. E quindi c'è chi è che veniva dei due più spesso? No, Gerardini lo passava con la moglie, ma mo sono restato proprio male. Perché ma detto l'ultima volta che l'avete visto quando è stato? Quando è stato? Una settimana fa, che si andò a fare una cosa al cuore, mi pare. Quindi lui aveva qualche problema al cuore, lui? No, ma già da parecchi anni, ma pure la moglie, però non andava mai segni di squilibrio. No. Ma la moglie era allettata? Camminavano poco. Claudicante. Però insomma uscivano tutte e due ancora. Ma non vedete che non usciva più perché andava sempre lui, perché è stato pure ricoverato precedentemente. Sempre solito cardiaco, cose. Ma quindi voi l'avete visto una settimana fa? Sì, una settimana, qualcosa in più ma non qualcosa in meno. E come l'avete trovato? Sempre tranquillo, sempre... Sì, pure succede, si fermava così. Ma sono restato allibito, che un collega mi ha detto che si chiama Limoncello. Ma che rapporto c'era con la moglie, tranquillo? No, non abbiamo... come si dice, ognuno sta a casa loro, ognuno sta a casa sua, quindi non abbiamo niente veramente. Fino a ieri l'abbiamo visto e erano tutti d'accordo. Ah, poi ieri? Sì. Verso l'una, verso l'una e mezza alle due. Tranquilli stavano insieme? Sì, abbiamo messo sopra il barcone. No, lei stava sopra e lui usciva molto volte a far spesa. Ma la moglie aveva dei problemi, era a casa? Cioè si muoveva? Sì. Stava a casa, si muoveva e quindi non sapevamo nient'altro. Ma voi abitate vicino, a fianco a loro proprio? Sì, sopra, quinta piano. Com'era una famiglia tranquilla? Insomma, tranquilla, stavamo bene, pure lui. Ma no, lui camminava tranquillo, andava a fare spesa, portava la spesa in casa. Quindi. Ma ieri sera ha sentito qualcosa? No, niente. Insomma, mai a immaginare? No, è una cosa strana, perché si volevano bene, veramente, ma uno aspettava che arrivava a questo punto. Si aiutavano, collaboravano tutte e due, ma lei non faceva proprio niente giù, non ce la faceva. Se pure lo voleva fare, non lo poteva fare perché era proprio invalido, cammina che coscia e così, le gambe tanto grosse. E lui stava vicino? Lui ci stava vicino, la mattina... Scendeva, si andava a pigliare il giornale sportivo, si ritirava e stava in casa. Un poco preparava il pranzo e tutte cose. Quindi faceva tutto lui. Era una brava persona. Poi è stato operato pure al cuore, lui. Teneva qualche bypass pure.